Buona giornata. Allora, con questo filmato intendo mostrare come è possibile importare da un corso ad un altro, su Moodle ovviamente, attività, risorse, test, immagini, così che quanto è stato preparato e allestito sul primo corso possa essere riutilizzato identico su un altro corso, senza che sia necessario riscrivere o ricaricare nuovamente i file o altre operazioni di questo genere. Allora, per fare questo, ho preparato due corsi, diciamo, esistenti e vi faccio vedere come si procede. Allora, innanzitutto, eccoci qua. Noi qui abbiamo una pagina, appunto la pagina dei corsi di filosofia dal quale intendo partire. In particolar modo, qua voglio, come ipotesi di partenza, fare vedere che cosa voglio importare. Così. Puro esercizio, scelgo che ci sono questi due, in questo corso dedicato a una filosofa del Novecento che si chiama Hannah Arendt, esportare da questo corso a un altro corso questi due, argomenti, che sono uno, questa intervista, che è un'intervista che è stata fatta a Hannah Arendt e che si trova su YouTube, e dall'altro, questi tre oggetti, attività, c'è cioè un quiz, un compito e infine un file che ho caricato che serve soltanto per, appunto, come prova per far mostrare come funziona l'importazione. I quiz lo faccio vedere, c'è semplicemente una domanda, vedete, eccolo qua, anteprima quiz, il quiz consiste di una domanda molto semplice, eccola qua, ve la faccio vedere, scusate, ecco qua, il quiz è questo, questo è un quiz vero o falso, la classe di tutte le classi è vera o falsa, ipotizziamo che si dia la risposta falsa, se scelto qui, ho impostato questo quiz, no? Dall'altro lato, abbiamo, ecco qua, quindi vogliamo esportare dal corso dedicato da Arendt a un altro corso che adesso vi faccio vedere. Uno, in primo luogo questa lunga intervista e in secondo luogo queste tre cose, un quiz, un test e un file, e li voglio esportare in un altro corso che per i nostri scopi ho scelto essere questo qui dedicato all'evoluzionismo dell'Ottocento. Allora, quindi io voglio che queste due cose, interviste e test, si trovino identiche in questo altro corso che è l'evoluzionismo dell'Ottocento. Allora, in primo luogo, queste due parti, vedete, interviste e test, sono su due argomenti differenti all'interno del corso. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, ho attivato la modifica. Vedete, c'è questo primo argomento che si chiama interviste e questo secondo argomento che si chiama test. Cosa significa questo? Perché ve lo faccio sottolineare? Perché quando si importa un documento, il ruolo delle attività, Moodle li colloca automaticamente in testa al corso, cioè come primi argomenti del corso. Dato che sono due argomenti all'interno del corso di evoluzione dell'Ottocento, io per comodità li aggiungo vuoti, quindi faccio attiva modifica, aggiungi argomento. Vedete qua ci sono, aggiungi un argomento, ne aggiungo un secondo. Ecco qua, aggiungiamo un secondo argomento. Vedete? Voglio questo argomento, lo voglio portare su in alto, all'intesta. Allora faccio doppio clic su questa ancora a forma di croce e gli dico portamelo all'argomento introduzione e anche questo portamelo all'argomento introduzione. Vedete? Adesso abbiamo questi due argomenti, argomento 1 e argomento 2, che abbiamo aggiunto e li abbiamo messi in testa al corso dedicato all'evoluzionismo dell'Ottocento. Facciamo termina modifica e
abbiamo così predisposto il corso di destinazione. Ok? Perché? Perché vogliamo che nell'argomento 1 verrà collocato, come vedremo, il filmato dell'intervista, e nell'argomento 2 verrà collocato invece i quiz, il test e il file che proviene dal file originale. Allora, come si fa a importare? Andiamo e scendiamo in basso finché non troviamo nel pannellino di amministrazione del corso la voce importa. Vedete? Di solito può darsi che questa voce si trovi chiusa, se la trovate chiusa la aprite. Ecco qua, vedete che c'è la voce importa. Perfetto. Facciamo clic sopra. Qui, in questo pannello, la piattaforma ci fa vedere tutti i corsi a cui io sono iscritto. Io come docente sono iscritto. Quindi sono iscritto quest'anno due classi, la terza G e la quinta G, e altri, bioetica, operatore, sono tutti i corsi in cui io sono iscritto come docente. Vedete che ce ne sono solo 10 e non c'è quello di Hannah Arendt, il problema si risolve abbastanza facilmente perché scriviamo qui Arendt, gli facciamo cerca, Arendt è il nome del titolo del corso, ed eccolo qui, l'abbiamo trovato. Vedete? Lo selezioniamo e gli diciamo continua. Con questo abbiamo detto al sistema che voglio importare nel corso Evoluzionismo dell'Ottocento qualche cosa che proviene dal corso Hannah Arendt. Vedete qua ci sono un primo pannello di selezione del tipo di oggetti che voglio importare, no? Includi attività risorse, includi blocchi, includi file, includi filtri e così via. Includi eventi del calendario. Includi il deposito delle domande, ce ne sono alcuni che non ci interessano perché allora i campi personalizzati andiamo per ordine. Includi attività e risorse, sì, perché noi abbiamo attività, sono dei quiz e le risorse sono il filmato, quindi sì. Includi blocchi, sono un tipo particolare di cosa che non ci interessa. Includi file, sì, perché noi abbiamo un file che è un file di immagini che se andiamo a vedere qua, vedete, è questo file qua. File per verificare importazione, no? L'ho creato e questo file qua è un'immagine che sintetizza il Faust di Goethe e voglio importarlo. No? Quindi dico sì, includi filtri, non è necessario. Eventi del calendario, no, perché magari io questo corso di destinazione lo voglio allestire per il prossimo anno scolastico, mentre invece quello di origine è di questo anno scolastico, quindi selezioniamo no. Includi il deposito delle domande? Sì. Includi gruppi e raggruppamenti? È da valutare, perché i gruppi e raggruppamenti sono per l'appunto la suddivisione per classi, no? In questo caso, per semplificare, diciamo di no. Includi competenze? Diciamo di no, perché questo è un argomento avanzato, quello delle competenze, che per adesso non abbiamo ancora considerato. Includi campi personalizzati? No, perché non ce ne sono, e il deposito dei contenuti diciamo pure di no. Okay? Quindi noi diciamo di tutto quello che si può trovare in un corso organizzato su Moodle, lo vogliamo importare, includere nell'importazione le attività, le risorse, i file e il deposito delle domande, cioè le domande che ho fatto. Quindi faccio avanti e vado al secondo step. E qui mi dice, qui seleziona quello che è disponibile sul corso Hannah Arendt, che siano attività, risorse, domande e file. Se vi ricordate, il primissimo, reintroduzione, forum, news, è questo qui, che a noi non interessa da importare nell'evoluzionismo, quindi facciamo così, lo deselezioniamo. Poi abbiamo interviste. Vedete che qua c'è questa iconcina che ci dice il tipo di oggetto che è, in questo caso un'etichetta. Notate bene, la voce interviste, se noi andiamo a vederla qua, non è altro che il titolo dell'argomento in cui è inserito il box relativo alla intervista ad Hannah Arendt. No? Io li seleziono tutti perché, come vedremo, lasciando selezionato interviste, la scritta intervista verrà inserita come titolo dell'argomento. Qui vedete, prova per importazione, compito, sono queste che avevamo visto qua. Eccole qua, sono queste qui. Andiamo avanti.
Il terzo passaggio mi fa vedere cosa si include e cosa non si include, cioè le scelte che ho fatto, no? Vedete, quindi c'è il più di attività risorse, sono quelle che avevamo individuato all'inizio nell'impostazione. Poi c'è le impostazioni degli elementi che volevamo includere, vedete, sono tutti spuntati con il segno verde, che significa che sono quelli che possiamo includere. Finalmente gli diciamo esegui impostazione. Lui a questo punto effettua una copia. E ecco qua, concluso. Impostazione completata, fai clic sul pulsante continua per ritornare al corso e vediamo che cosa è successo. Ecco fatto, vedete? Noi abbiamo importato così come sono, da un lato l'intervista, vedete che il titolo, la posizione, tutto assolutamente identico a questo qui. Ecco qua, vedete? Questo qui è il corso Hannah Arendt. Questo qui invece è il corso Evoluzionismo ed è assolutamente identico. Dopo abbiamo esattamente le stesse prove e successivamente ci sono quegli argomenti che avevamo già considerato, che erano già presenti prima. Andiamo a vedere, file per verificare importazione e vedete esattamente lo stesso che c'è anche qua su il corso dedicato a Hannah Arendt, che eccolo qua, adesso ci impiego un attimo a caricare, eccolo qua, vedete, sono assolutamente lo stesso. No. Allora, arrivati a questo punto, l'operazione di importazione è conclusa e abbiamo appunto riportato da una parte all'altra del corso, abbiamo riportato i documenti, l'attività, le risorse che ci interessava portare. Quindi, riassumendo le operazioni da fare, si tratta in primo luogo di individuare bene quali sono gli argomenti e le attività o le risorse all'interno degli argomenti dal corso originario. In secondo luogo, andare nel corso di destinazione, selezionare tanti argomenti quanti sono gli argomenti da cui si vuole importare del corso di partenza. Selezionare la voce importa nel box di comando di amministrazione del corso. Fatto questo, andare alla ricerca del file di origine, del corso di origine, selezionare la tipologia di oggetti che si vogliono importare, selezionare gli oggetti che si vogliono importare, dare il consenso alla importazione, la piattaforma esegue l'operazione e i file, le risorse che erano presenti nel corso di origine vengono inseriti come in testa all'inizio del corso di destinazione. A questo punto l'operazione è di fatto conclusa e il corso origine può essere eliminato, ormai è staccato, sono due oggetti separati e allo stesso tempo abbiamo salvato, per così dire, per un nuovo corso, per una nuova attività, quello che abbiamo fatto nel corso precedente. Con questo ho finito, diciamo così, vi ho dato tutte le indicazioni utili per l'importazione, vi auguro buona giornata e vi saluto. Arrivederci.